Quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, due ai domiciliari con braccialetto elettronico, una rete familiare di spaccio di stupefacenti che gestivano da Cupramontana, con al vertice un 55enne di origine siciliana, arrestato a ottobre del 2023 in Spagna, Figueres. I carabinieri del comando provinciale di Ancona nella notte hanno eseguito le ordinanze emesse dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia, che ha riconosciuto il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Nell'organizzazione avrebbero fatto parte il padre, già recluso nel carcere di Viterbo, da cui l'uomo infatti avrebbe continuato a gestire il traffico illecito con l'ausilio di cellulari nascosti, insieme alla moglie, la figlia e il genero. Ai domiciliari anche il fratello e il nipote dell'ex latitante. L'indagine è partita dalla cattura di un latitante in Spagna, da quel momento si è sviluppata e ne è emerso un traffico di sostanze stupefacenti appunto in Italia e il tentativo di organizzare un traffico anche all'interno del carcere dove era detenuto il latitante. Un giro d'affari da migliaia di euro con relativo sequestro da parte dei militari di quasi 3,5 kg di droga. Sostanza stupefacente che è stata ritrovata nel corso di tutta l'attività investigativa, ovviamente occultata anche all'interno delle abitazioni degli indagati nel corso dell'indagine.